Radio Radicale, siamo con l'onorevole Valentino Valentini, che è sottosegretario al Made in Italy e alle imprese, per parlare con lui di Emma Bonino, perché stamattina Emma Bonino ha avuto una crisi respiratoria ed è stata ricoverata. Allora, l'onorevole Valentini ci teneva a mandare un saluto a Emma Bonino e, insomma. Ma io mando un saluto e un augurio a Emma e credo di farlo per tanti. Io ho avuto la fortuna di incontrarti e di poterlo fare personalmente. Credo che le mie parole siano condivise da tanti, avversari e sostenitori politici, da tutti coloro che l'apprezzano, l'hanno sempre apprezzata per la sua coerenza, per la sua vita e per la sua forza, e sono convinto che questo augurio sia soltanto il modo per dirgli ciao, ci rivediamo presto, perché è una grande lottatrice, è una persona che a tutti ha sempre dato l'esempio, anche se come si sconfiggono le vicissitudini della vita. Quindi veramente un augurio di cuore a nome mio e credo di tanti che non lo possono fare in questo momento. Che rapporto ha avuto con Emma Bonino? Lei si è occupato tanto di esteri, di battaglie per i diritti civili, l'abbiamo intervistata tante volte su questioni Ma io politiche. credo che, sebbene partendo da ambiti e schieramenti diversi, ci fosse profonda stima, ho Poi tra l'altro sempre. l'aveva nominata Berlusconi Sì, commissario l'aveva. europeo. Ricordo la notte, quella notte ci fu la nomina. Io ero in auto e, come sempre, ascoltavo Radio Radicale che mi teneva compagnia e seguì la battaglia con Pannella, con tutti sulla radio che sostenevano la sua candidatura. Beh, devo dire, una delle candidature di maggiore successo. La sua presenza ha marcato, penso, una delle commissioni. Che era stata un po' raffazzonata, sembrava l'ultimo momento, le era stata data la pesca e lei dice: no, ma io voglio anche i diritti umani. Interpretò quel Poi suo ruolo raccolse da come. altre Sì, deleghe. i diritti umani, e interpretò quel suo ruolo con una forza, con una personalità che le fece svolgere un ruolo ben più grande rispetto a quello che le era stato assegnato. Quindi questo dimostra che talvolta la funzione che fa la persona, ma molte volte anche la persona che interpreta la funzione, e pensiamo alla commissione futura. Quindi io ricordo benissimo, poi evidentemente non sempre ci siamo, dicevo, incrociati nelle nostre attività, ma Emma Bonino ha sempre parlato con autorevolezza, ha sempre parlato anche con buon senso, ha sempre detto ciò che pensava, non curandosi, diciamo, di quello che si fa adesso, dei follower o del consenso, ma piuttosto ha sempre cercato di indirizzare sulla base di principi e di valori la sua posizione. Quindi credo che sia una persona che goda di grande stima. Uno può essere o non essere d'accordo con le battaglie che ha fatto, ma sicuramente le ha condotte con rigore, con grandissima dignità e con grandissima forza. Quindi stima di tutti per Emma e forza. Grazie all'onorevole Valentino Valentini, sottosegretario alle imprese e al Made in Italy, per questa sua bella testimonianza. La ringrazio molto.